Dopo i luoghi esclusivi delle fondazioni barcellonese e provenzale, l'arte di Juan Miró arriva in Valle d'Aosta e si colloca con grande imponenza al Forte di Bar, maestosa struttura che ha visto mutare la sua identità nel tempo, passando da fortezza militare a luogo oggi deputato al sapere. A difesa di una cultura libera e non elitaria, lo spirito che permea le segrete del forte è uno spirito che vuole coinvolgere il visitatore trascinandolo in una esperienza sensoriale ed emotiva che rimanga impressa nel tempo. Oltre agli eventi permanenti, che esauriscono il loro potenziale dopo la prima visita, la strategia di marketing condotta dall'amministrazione regionale e dall'associazione Forte di Bar vede negli eventi temporanei la risposta puntuale ed esaustiva ai bisogni di un turismo mordi e fuggi che caratterizza la nostra epoca. È essenziale per noi ideare, organizzare e proporre eventi temporanei che ogni anno convincano i visitatori a tornare in questo posto per poter ripetere la loro visita. Per cui noi abbiamo circa 300.000 visitatori ad oggi, dopo 3 anni di avvio, e ben 180.000 derivano da questi eventi temporanei. Come quella di Barcellona, anche la fondazione MAG di Saint Paul de Vence è stata creata per volere dello stesso artista, che ha trovato nel gallerista Aimé Mag un ottimo collaboratore, oltre che un valido amico, con cui immaginare percorsi artistici di un certo rilievo. Proprio dai prestiti di questa fondazione nasce una mostra completa che riunisce 192 opere realizzate tra il 1947 e il 1980. 17 oli, 58 sculture, 91 opere grafiche, 17 ceramiche e 6 libri illustrati. Il progetto è venuto con molto piacere, cioè Gabriele Carnero è venuto in fondazione e mi ha chiesto di fare una mostra E poi abbiamo parlato molto e è uscita questa idea di fare una mostra delle opere di Miró, perché quando ho visto il forte, che è un luogo così enorme, così con una storia così importante, a me mi piaceva di fare il confronto fra Miró, la modernità di Miró, e la modernità architettonica del forte. E poi l'idea è venuta di far vedere, per esempio, queste maquette per l'arco della nostra fondazione a Saint Paul, che sono le maquette dell'arco. L'arco finale fa 30 tonnellate e sono opere veramente uniche. E l'idea era far vedere che Miró è un uomo così positivo, così buono, che il suo arte dà la gioia. E si vede, io penso che si vede, e il piacere anche di fare questo confronto fra la scultura e queste stanze che sono in una forma di scultura. L'obiettivo è quello di portare a conoscenza la poliedricità dell'artista catalano, che tanto in pittura quanto in scultura ha mostrato il suo genio artistico. La collaborazione con la famosa collezionista Isabel Mag ha reso concreto il sogno di svelare la poetica di un artista che ha fatto della libertà il suo baluardo e il suo tratto distintivo. Non una mostra retrospettiva che mettesse in evidenza opere già note ai molti, ma un'esposizione doppiamente unica. Nei contenuti, grazie alla presenza di pezzi inediti, come le ceramiche e le sculture, e nell'esperienza della fruizione che non è subordinata all'ordine cronologico delle opere, ma che è sintesi dei rapporti di convergenza e opposizione tra le diverse realizzazioni. Le fil rouge, c'est le plaisir. C'était vraiment l'idée de prendre plaisir à faire une exposition dans ces salles historiques avec et de montrer la puissance de Miró et de montrer vraiment sa poésie onirique.
de montrer sa formidable fantaisie, mais fantaisie non pas dans le sens drôle, plutôt dans la fantaisie des matériaux et de ce qu'il utilise pour créer, que ce soit des sculptures qu'il crée avec ce qu'il appelle des presque rien qu'il trouve sur le bord de la route pour en faire des œuvres d'art, que ce soit dans le dessin, dans la peinture. C'est vraiment un homme, un artiste absolument complet. Et vraiment, le fil rouge, c'était le plaisir de montrer Miro dans un lieu aussi formidable que le Fort de Barre. Il titolo dell'esposizione, Poème, mette in luce la capacità di Miro di vivere quotidianamente nella poesia. Una poesia sfaccettata, soprattutto onirica, che rivela con vigore la possibilità di creare e ricreare l'universo in base alla propria percezione della realtà. Un appello all'inconscio che rivela i movimenti interiori, stati d'animo ed emozioni concretizzati grazie all'uso del colore e dei segni. J'aurais une image à vous proposer. Je trouve que Miro est comme le phénix de la mythologie. C'est-à-dire qu'il brûle, et il a brûlé réellement d'étoiles quand il n'en était plus satisfait, ou quand, les retrouvant, quelquefois il laissait dormir d'étoiles pendant plusieurs mois, voire des années. Les retrouvant, il n'en était pas satisfait non plus. Il les a brûlées. Et dans cette expérience, il a trouvé des formes d'abord nouvelles d'expression. Vous avez une toile qui a été brûlée et sur laquelle il a repeint. Et à chaque fois, comme le phénix, il renaît de ses cendres. Il renouvelle son regard, il renouvelle ses formes dans un perpétuel jaillissement. Ça, c'est quelque chose... Je suis plutôt une spécialiste de Chagall et c'est ce qui m'a vraiment ébloui en étudiant d'une façon un peu plus approfondie Miro pour cette exposition. A testimonianza di questa concezione, la tela intitolata Bleu, pezzo forte della mostra, acquisisce una dimensione metafisica e invita il visitatore a penetrare la tela, a lasciarsi trasportare dall'onda del blu in una ricerca senza regole di se stessi. Miro accompagna gli ospiti in un mondo alternativo, dove la libertà di espressione è evidente tanto nei contenuti quanto nell'utilizzo dei materiali impiegati nella creazione delle sue opere. Il patto che si stabilisce tra chi osserva e chi è osservato è un tacito accordo fondato sulla libertà d'animo, dove al visitatore viene chiesto di recuperare la capacità di stupirsi, di meravigliarsi e di emozionarsi. Il ne demande pas au visiteur de comprendre, d'avoir une, si j'ose dire, une attitude d'intellectualiste. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Il lui demande d'être surpris, d'être émerveillé, d'être ému et de ressentir réellement, justement, l'émotion. Je pense que c'est cela le rapport que nous avons essayé de donner dans le parcours de l'exposition. Faire que le visiteur aille à la rencontre de Miro avec une âme d'enfant, comme Miro lui-même avait. Un'abilità che è possibile sviluppare in spazi come quelli del Forte di Bar, in luoghi che si prestano alla meditazione e che offrono spunti di riflessione, pur essendo in origine votati ad azioni militari. Il Forte di Bar assolve quello che in altri luoghi è la piazza, ma è una piazza raccolta, è una piazza non rumorosa, è una piazza in cui si favorisce davvero, secondo me, l'ascolto e il confronto con gli altri nella loro diversità. No, è un luogo straordinario, bisogna venirci per essere e sentirsi piacevolmente sedotti da una struttura architettonica come questa. E secondo me proprio queste mura, questi corridoi, questi
queste piazze interne, che una volta erano le piazze d'arme, adesso sono dei crocevia di incontri, di sguardi, di discorsi, di parole, e poi c'è questa possibilità di contemplare e di vedere delle opere d'arte. Questo rende davvero un po' unico questo luogo. In un'ottica di ampio respiro, l'immagine della Valle d'Aosta viene costruita giorno dopo giorno intorno ad eventi specifici che possano veicolare, oltre a quella turistica, l'immagine di una regione intrisa di cultura e poesia. In perfetta sinergia con tutte le istituzioni presenti sul territorio, l'associazione Forte di Bar mira allo sviluppo di un turismo permanente che possa scoprire in ogni visita grandi momenti culturali, ma anche ottime occasioni per divertirsi. La nostra strategia è quella di non fare una comunicazione generalizzata, ma di costruire l'immagine della Valle d'Aosta intorno a progetti specifici. Quindi il Forte di Barde è molto visibile, è molto riconoscibile, è identificabile e quindi può diventare l'occasione, il punto di penetrazione nella comunicazione per poi veicolare dietro tutta l'intera immagine della valle, l'offerta della valle, non solo nel segmento turistico-culturale proprio del Forte di Barde, ma anche negli altri, quindi nel turismo sciistico, nel turismo ambientalistico, naturalistico, in quello enogastronomico. Quindi non tanto un marketing a tappeto, ma un marketing mirato, ed è anche la filosofia, per esempio, del Festival di Musica Stelle promosso dall'Assessorato al Turismo, che promuove un prodotto di alta qualità, e dietro evidentemente si parlerà di Valle d'Aosta. Stessa filosofia del Tour de Géant, insomma, sta cambiando un po' la logica, forse anche a fronte della constatazione di ritorni non così all'altezza degli investimenti di quella che era la vecchia strategia di marketing. Il locale si fonde armoniosamente con il globale, in uno spazio dove la cultura diventa l'attore principale sulla scena, rendendo sempre attuali le visite al Forte di Bar. Credo che per noi è importante allargare gli orizzonti, creare delle premesse per collaborazioni importanti con le migliori realtà culturali del mondo. Siamo in contatto con degli aspetti museografici, con delle strutture che già hanno risposto positivamente, che a poco stanno crescendo. Chiediamo di venire qui in valle per visitare, per capire qual è la realtà nostra, che cosa significa. Ebbene, dobbiamo dire che c'è una buona rispondenza, quindi riteniamo che il futuro possa riservare ancora molte felici sorprese per il Forte di Bar e per la valle.